Siamo una casella indietro perché Che ieri devo c'è stato mio nonno, aprire? 4 e 5. La 4 di ieri e la Peppa. Che mega bomba! Che bomba! Tia, guarda questa! Hai visto? L'ho visto! Mercoledì 5 dicembre, quinto giorno del vlog. Raga, tardissimo, 8 e 16 minuti e io devo assolutamente uscire di casa. Ma questo sta ancora così. Io tutta pronta, gli arrivo la macchina, mi metto in tasca il telefono. Ok, casa un delirio, letti ancora disfatti, ma non posso permettermi di perdere tempo a fare queste cose perché oggi dovrebbe andare online il quinto Vlogmas o il quarto. Siamo forse un giorno indietro. Oh mio Dio, non lo so. Comunque oggi è 5 dicembre, dovrebbe andare quello del 4 dicembre, sì, il quarto Vlogmas. E quindi devo mettermi al montaggio perché poi oggi c'è il nuoto, devo andare a prendere Stefano a scuola, non torno a casa, quindi devo farlo assolutamente adesso. Solo che mi stavo rivedendo, non mi ricordo più, aspettate un attimo, mi stavo riguardando le stories di ieri dell'evento, perché quando tu vivi una cosa, però registri, non ti godi appieno tutto quanto, no? E quindi me lo stavo riguardando perché comunque tante cose magari stai lì che riprendi, non che non mi sia goduta la giornata, anzi me la sono goduta, però rivederlo è ancora più bello. Anzi, io già lì l'ho un angelo perché mi ha aiutato tantissimo con le riprese, perché se dovevo fare alcune cose non avrei potuto riprendere, quindi sono stata con, anche perché non c'era modo di mettere una macchinetta, insomma, e non dà fastidio anche agli altri che stavano comunque riprendendo e registrando. E quindi mi stavo rivedendo le stories che ho salvato, quindi se volete andare su Instagram a dare un'occhiata le trovate comunque, e grazie a tutte le persone che non avevano Instagram, però hanno fatto l'account per seguirmi anche lì, perché lo dico sempre, su Instagram sono veramente super attiva, a meno che c'è dei giorni che proprio mi sfacciola il cervello e non ci voglio stare sui social, però sono veramente tanto tanto attiva. Tra l'altro stamattina ho provato una matita di Winnie, questa è la 004 Pink. Mi piace perché c'ho soltanto la matita, mi dà un effetto molto naturale e non mi sento le labbra per niente secche e raggrinzite, cioè me le sento come se non ci avessi nulla. Buona, mi piace. Io tra l'altro ancora devo aprire la bags, magari dopo lo facciamo insieme, però ho la necessità di fare questa cosa prima. Oh mio Dio, ragazzi, qui abbiamo un problema perché non so quanti file sono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 7, 8, 39. 10:36 e io ho finito di editare il mio vlog che deve andare online oggi. Per sicurezza lo salvo in modo che dopo lo carico nell'immediato. Ora però, con calma, vorrei farvi vedere un attimo ciò che c'era nella bustina di Winnie. In realtà dovrei anche fare un po' di colazione perché ho fame, però io direi che andiamo in cucina perché c'è un pochino più di luce. Oh mio Dio, c'è un casino in questa cucina oggi, veramente un casino. Allora, eccola qua, la bags con tutti i prodottini di Winnie. E la cosa molto bella che mi hanno dato è la maglietta personalizzata, guardate, col fiocchetto dorato. L'hanno data a tutte, ovviamente, non è l'hanno data soltanto a me. È una M. Guardate, con la scritta Miss Gerberina. L'unica cosa è che tendono a scrivere Miss e poi Gerberina, quando Miss Gerberina invece il mio nick è tutto attaccato. Perché non ricordo per quale motivo non ero riuscita ad inserire appunto Miss Gerberina staccato, come in realtà all'inizio avrei voluto. Comunque la magliettina personalizzata, questo l'ho trovato un dettaglio veramente tanto tanto carino. È stata veramente una bella idea fare le magliette personalizzate, ma poi con questa bella scritta d'oro, glitterata, proprio carina. Poi abbiamo una mascherina e sono troppo felice perché ho visto che ad alcune è capitata tutta blu, invece a me me l'hanno data tutta colorata, cioè mi è capitata colorata.
Bella, è fatta pure bene, tutta morbidosa dietro, troppo carina. Una cosa di cui sono molto molto contenta sono i... Questa è la foto che è venuta malissimo, vabbè. Sono i pennelli. Anche questi non vedo l'ora di provarli. Sembrano morbidissimi. Ieri ne ho aperto uno. Due beauty blender. Simili beauty blender. Io non mi sono trovata mai molto bene con le beauty blender. Però vediamo un attimo, cioè in realtà ne ho provata una che avevo preso forse al cinese. Poi ombretti, ombretti, non sono propriamente i miei colori. L'unico che potrei utilizzare sicuramente è questo. Io utilizzo tanto anche l'azzurro, anche il viola, però dipende da come mi trucco, cioè nel senso sono colori che mi piacciono tanto, che acquisto perché di blu mi ci truccavo spesso. Però ultimamente li sto utilizzando un po' di meno, però sono curiosissima di provarli. Però questo è quello che mi piace più di tutti. Poi un sacco di matite, tra cui quella che indosso stamattina. Allora, quella che ho messo stamattina è la 004 Pink. Questa. Considerate che l'ho messa alle 7. E giusto un po' adesso si sta rovinando, ma sono le 11, ho preso il caffè, ho bevuto, quindi senza niente sopra. Poi me ne hanno data un'altra che si è miseramente aperta. Me ne hanno date due uguali, 004 Pink, è uguale identica. Poi mi hanno dato questo contorno occhi sul viola, perché giustamente avendomi dato gli ombretti viola, wow, una punta fantastica. Poi c'è questo bel rosso, questo invece è per la bocca, una punta fantastica. Questa anche mi ispira tanto. Questa è 005 Scarlet Red. Questa pure mi intriga tanto. E poi c'è questa che è un beige. Questa è per gli occhi, ma bellissimo. Wow. Oh, merda. No, ragazzi, si è miseramente spaccata. Azz. La palettina di correttori, due illuminanti, uno di questo violetto rosa, uno di questo bello champagne dorato. Io devo rimettere su peso, raga, perché queste due rughette qua sotto, rughette, questa è la faccia che devo rimettere su peso. Ultimi pezzi, smalti, hanno fatto la linea glitterata. Ci sono questi due, uno dorato e uno rosa. Un paio di rossetti della linea matte, sono ancora tutti chiusi, sto rosso è spettacolare e anche questo mi intriga molto. Due long lasting, uno di questo bellissimo colore e uno di questo colore. Io vorrei provarlo sopra la matita. Bello. E poi due smalti, uno di questo color ciliegia e un altro di questo color amarena fantastico. Infatti la mia idea è quella di togliermi. Io sono un po' difficile per gli smalti rossi. Questo è proprio il mio smalto, questo un po' di meno, ma questo è proprio il mio. Infatti oggi vorrei togliere questo e applicare questo per provarlo. Sono rimasta fuori casa. A casa di mia non c'è nessuno. Meno male che ci sta un po' di sole. Che brutto rimanere fuori casa. Mo' mia madre mi sta... Cioè, ho chiamato e sta a venire mia nonna. Che erano usciti, io non lo sapevo. Se lo sapevo ci mettevo un po' di più a fare quello che dovevo fare. Mi sta a smocciolare il naso. Se prima ero da sola, fuori casa, adesso siamo in due fuori casa. Cioè, mia madre gli ha dato le chiavi a mia nonna, gli ha detto tranquilla, te le ho fatte nuove, ti aprono. Non aprono manco No, più ma un non me l'ha cazzo. data adesso. Un po' di tempo fa, sì. Sì, Mia madre insisteva che erano, cioè, quelle che nuove. erano nuove e Infatti mi ha detto, che vedi, quelle vecchie stanno qui sopra, mi ha fatto vedere pure quelle entravano. vecchie. E mo stiamo in due a Così. ballare ralli galli. Meno male che c'è il sole. Quello che ho detto pure io. Siamo così, mo, in attesa di... Aspettiamo. Ehi là, 3:30. Appena rientrata, ok, la vedete? Sì, scusate, ho tipo un cardigan, una cosa addosso perché sento veramente troppo freddo.
Allora, no, stavo vedendo, sono ancora a tribolacco sta matita perché praticamente lei mi ha detto che si può temperare, ma in effetti non c'è modo di aprirla e di girarla. No. Mia, che paura, allora con lo scudo io ho paura. Ah, Madonna, Madonna, quanti cioccolatini ti sei mangiato? La due, Sì, la 3 e la 4. la tre e la quattro. E quindi? E quindi? Sei vivo? Oddio, ti sei dato una ginocchiata in testa! No, basta, basta! Mi ha dato una pedata in faccia! Andiamo a prendere l'ego, dai! Mi piace più quando ci baciamo! Il gioco violento non mi piace, andiamo! Oddio! Senti, vieni! Qua mi è arrivata una cosa carinissima! Amore mio! Oh, allora, ma che fai? Mi stai più... Tesce l'ernia, mezzo rinco! Questo vuoi? Aspetta però, mo che prendo sto coso con delicatezza. Cioè, ho fatto mezzo solletico a mio figlio, sta tipo a pià. Un coccolone. Amore, non mi fare il solletico, sennò ti spacco tutto, dopo ti metti a piangere. Chiedo, lo metto? Allora, c'ho un attimo d'affanno. Ok, ti servo ancora, picchiere? Oh, bene. Fate il fiocchetto lì a quei pantaloni. Mi volevo mettere lo smalto, non me lo sono messo naturalmente. Allora, ho praticamente la bellezza di un'oretta, che non è poco, non è quanto vorrei, ma non è poco, ma questo, ok. E per ricontrollare il video e riuscire a mandarlo online per il vlog di oggi, quindi mi metto al lavoro e poi devo portare Bombo ad inglese. Lui è tutto contento. Non so se ve l'ho detto, ma ha detto una cosa importantissima secondo me. A lui piace molto inglese e mi ha detto: "Mamma, lo sai che da quando faccio inglese io penso in inglese?" Io ho detto: "Come pensi in inglese?" Dice: "Sì, per dire stella, non mi viene più da dire stella, ma mi viene da dire star." Quindi, secondo me, vuol dire che l'approccio è giusto. E anzi, a proposito, oggi devo assolutamente anche ripagare il corso. Eccolo, stiamo andando ad inglese, ragazzi. Eccoci, viene anche Lillo. Abbiamo fatto un po' più tardi oggi, come al solito. Ultimamente stiamo perdendo un po' i colpi, sinceramente. Ho risolto il problema di quella matita. Si tempera normalmente, però pensavo che non si potesse temperare perché era fatta di un materiale strano. Entra ste, invece no, si tempera perfettamente. L'hanno mandato online? Programmato alle 4 e mezza. Sì, sono le 4 e mezza. Mazza, già c'è un... Un non mi piace. Sì, ma quelle sono gli haters, cioè ho messo da un A minuto. prescindere proprio. Qui siamo molto allibiti, anche un po' incacchiati. No, no, siamo proprio Sì. incazzati, incazzati, perché una macchina che fa lo slalom in mezzo al traffico e passa davanti alla macchina dei carabinieri con tre carabinieri dentro e continua a fare lo slalom in mezzo alle macchine, tagliando le corsie, i carabinieri lo guardano e tirano dritto, cioè è caduto tutto, cioè qui si può capire in che società viviamo, punto. Che poi i carabinieri erano con le luci spente, quindi non si era vista la macchina dei carabinieri. Questa ha fatto proprio, ma sapete proprio che vorrei a cannone? Bom, 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 L'ha bom, pure bom, 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 sorpassati, è pure l'ha passata avanti, cambiando sorpassati. le corsie a destra e a sinistra come se fosse così su un circuito di Formula 1. Noi abbiamo detto, mo se non si fermano, infatti abbiamo visto che hanno acceso le volanti, le luci, scusate, hanno acceso la luce. Hanno rallentato, abbiamo detto vabbè, mo lo fermano. Siamo andati dritti pensando che lo fermassero, invece niente, non l'hanno fermato. Poi la gente parla male dei guardie, c'ha ragione, ma c'ha ragione, Cioè, c'ha raga, io non ragione. so. Lì bisognava riprendere con le telecamere che tocca impararsi a Io ce riprendere l'avevo e devi spenta. denunciare, Sì. la tempienza, tu lo devi fermare, è un pericolo pubblico uno così, ma dove vai? Poi Allibiti proprio. ammazzano la gente, capito? Vabbè, va. Tante guardie sono fatte da persone, come sono fatti i lati sono fatte da persone, alla fine sempre persone sono. No, ma il bello è che loro l'hanno, si sono, hanno rallentato, l'hanno guardato, io ho Hanno detto, fatto ma i vaghi.
vanno fatti vaghi, regà. Come si dice a Roma? Cioè, no, vabbè, no comment. Che schifo, mamma mia. Che schifo. Che schifo, proprio. Cosa, amore? Sei rimasto sconvolto? Sì, guarda, te devo dire la verità. Sì, lì dovevamo veramente fermarli noi e dirgli, oh, a mezzo scemo, ma che cacchio fai? Poi ci lamentiamo che le cose non funzionano. Sì. Ma io quei loro, dicevo. Sì, tocca fermare in mezzo alla sedia, voi vedete, è impazzito. Oddio, ragazzo, ho la ricerca di una bustina di camomilla. Mi prendo un Buscopan sperando che mi passa sto dolore. Non so se è dovuto al freddo, ma da oggi che ho comunque dolori sempre a sto cacchio di diverticolo. Guarda, infiammato. Devo creare o questo che è una aspetta, ruspa. Aspetta. Creare o questo. Sì, amore. Che è una ruspa. Mm-hmm. O questo. Bello. È la meccanica che questa si mette sopra questo trattore e il trattore si è rimorchio. Tu quale costruiresti? Sì. Anche io. Perché a me non ti ho fatto di avere uno. Ma perché papà ti ha regalato questi Lego Technic? Perché stavo andando bene a nuoto, sto andando. Stai avendo ottimi risultati e di un po' inglese, la maestra di inglese che cosa ha detto? Non mi ricordo. Che sei talmente bravo che ti vuole spostare al corso più grande. Al corso più grande, dei grandi. Però che c'è sempre Valentina. C'è sempre lei, certo, però stai con i bimbi più grandi. Perché ha detto che apprendi molto bene, lavori bene, sei curioso. E quindi. Ah, ragazze, sono andata alla Lidl e ho approfittato di cercare la colla a caldo perché mi avete detto che c'era glitterata e contro ogni mia previsione l'ho trovata, non alla Lidl vicino a casa mia perché lì finisce subito, veramente l'ho trovata Lillo perché io non l'avevo proprio vista, perché poi essendo della scorsa settimana queste cose vanno via come il pane e quindi sono contenta di averla trovata e me l'avete consigliato, non so come sarà però. Allora scusate, ma io mi devo prendere un Buscopan. Bravo amore, mi sono presa il mio bibitone di camomilla, sono riuscita a mettere anche lo smalto, visto così sembra abbastanza bello. L'unica cosa è che l'applicazione non è proprio di mio gradimento perché il pennellino è molto piccolo e io amo i pennelli belli larghi in modo che comunque l'applicazione diventa molto più facile. E questa è una passata sola, in realtà avrebbe bisogno di un'altra passata ma ci ha messo un pochettino ad asciugare, quindi aspetto, magari la metto domani. Poi vabbè, in questa proprio mi si è messo malissimo, infatti vedete qua, essendo molto liquido mi è colato tutto da questa parte, infatti ancora si deve asciugare, infatti qua dovrei mettere ancora qui. Comunque vabbè, a parte questo, loro stanno facendo i Lego Technic. Stefano è raffreddato marcio, veramente marcio. Ora io mi metto a montare il video che state vedendo perché altrimenti domani ho un sacco di cose da fare e non ce la farai al montaggio, quindi dalla nostra famiglia vi diciamo, non si caga nessuno, vi diciamo dalla nostra famiglia, vi diciamo, meno male, mi fio più sveglio del padre, basta così, oh! Ma se non voglio essere social, deve essere social per forza. Buona noches, bambole e bamboli. Yeah.